Alleluia, gloria all'Altissimo. Certo, magari noi potremmo sentirci come agevolati, come privilegiati, perché oggi abbiamo conosciuto Gesù e l'abbiamo conosciuto per mezzo delle sue opere, per tutto quello che lui sta facendo. Amen. Lo conosciamo perché sappiamo la sua storia, la sua nascita, la sua crescita, la sua morte, la sua risurrezione. Eppure vedete, ecco, mentre cantavamo questo cantico, eppure voi dovete sapere che anche il popolo di Israele, quando è uscito dall'Egitto, ha camminato con Gesù. Alleluia, dice come? Guardate, vi ricordate quel passo dei due apostoli sulla via di Emmaus? Dice che c'era con l'Egitto, ve li ricordate? Ora vi spiego perché, diciamo, ecco, ha un'attinenza. I due discepoli sulla via di Emmaus, vedete, parlavano con Gesù e non lo riconoscevano, non l'hanno riconosciuto. Quando l'hanno riconosciuto, dopo che Gesù si fermò con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, allora i loro occhi si aprirono e riconobbero che lui era Gesù. E proprio in quel momento Gesù scomparve dalla loro presenza. Quindi vedete, loro camminarono, fecero un tratto di strada insieme con Gesù e non lo riconobbero. Il popolo di Israele ha fatto non un tratto di strada, ma ha fatto 40 anni con Gesù e non l'hanno riconosciuto. Perché non era solo Mosè che accompagnava, vedete, che guidava il popolo di Israele. Aradamassi, Damassi, alleluia. Gesù era nell'acqua che loro bevevano. Gesù era la roccia, come dice l'Apostolo nell'Epistola agli Ebrei, dice, e la roccia era Cristo. Non è vero? È scritto. Dice, e la roccia era Cristo. Tutti bevvero la stessa acqua, vedete, però non lo riconobbero. Neanche Mosè lo riconobbe. Torna a ripetere, nulla togliendo. Questo per far capire, perché il Signore mi dà da spiegare, da precisare, perché nessuno, dico nessuno, può capire e riconoscere Dio. Dio è impescrutabile, inaccessibile, incomprensibile. Dice, allora che ci siamo a fare? Lui ci permette, vedete, di capirlo, accedere alla sua presenza. Alleluia. Lui si fa piccolo, ma sarebbe inaccessibile, come quando ha detto a Mosè stesso, nessuno può vedere la mia faccia e vivere. Amen. Vi ricordate quando poi l'ha nascosto nella roccia, nella fenditura della roccia con la mano? E allora dice perché? Perché se lui avesse riconosciuto Cristo che li seguiva, non avrebbe percorso la roccia due volte. Non capisco, o non mi sapete spiegare. Perché come dice l'Apostolo nell'Epistola agli Ebrei, e la roccia, dice, che li seguiva era Cristo, e bevevano tutti alla roccia. Poi non dimentichiamoci che l'angelo dell'Eterno li precedeva e li seguiva nel deserto. Alleluia. Quando vedete gli egiziani inseguirono gli ebrei che si trovavano al Mar Rosso
e quindi pensarono, ecco, non c'è più scampo per loro, perché dice davanti c'è il mare, dietro c'è l'esercito di Faraone, quindi a questo punto una colonna di fuoco, alleluia, amen, scese dal cielo, quindi scese dal cielo, si formò dietro, che faceva da scudo e faceva luce per gli israeliti affinché andassero avanti e tenebre per il faraone, il tuo esercito dietro. Chi era colui? Costui era Cristo. Quindi Cristo non li ha mai abbandonati, lui è stato sempre con loro in varie forme, ma Gesù è stato sempre con il suo popolo. Amen. Allora, quindi il fatto lì, perché se vi ricordate quando Mosè, perché la prima volta lui percosse la roccia, vi ricordate, non c'era acqua, e quindi il Signore gli ha detto a Mosè, percuoti la roccia e dalla roccia uscirà dell'acqua affinché possiate bere voi e gli animali tutti quanti. Amen. La seconda volta, dopo tanti anni, accadde la stessa cosa, che il popolo ebbe mancamento di questa, di quest'acqua, e si lamentarono con Mosè. Allora Mosè, costernato, avere tutta da gente, una volta pigliava di piedi e ti scendicava da destra, pigliava da destra e ti scendicava di piedi, non, perché il popolo, purtroppo, il popolo di Dio è sempre stato così, pigli da destra e circa di piedi, pigli di piedi e circa da destra, e ci vuole una gran santa pazienza. E allora, quindi il Signore gli disse a Mosè, ecco, non percuoti la roccia, ma parla alla roccia. Fratelli, ma voi ci credete? Io ve lo dico in verità, che per tanti anni io non avevo mai saputo il motivo perché il Dio aveva punito Mosè. Perché? Ma scusa, se dice lui ha percosso la roccia, e Dio dice, li rimproverò sia a Mosè che a Aaron, li rimproverò, dice, perché non avete santificato il mio nome? Ma dice, ma perché? Che fece? Ma dove sta l'errore? Gloria a Dio. Allora il Signore mi illuminò, fratelli, diversi anni fa, che poi il Signore me l'ha fatto, me fa dire sempre ciò che io ricevo, me lo fa dire alla Chiesa. È stato appunto perché Mosè, la seconda volta, non doveva percuotere col bastone la roccia, ma doveva parlare alla roccia. Lui, vedete, perché in un momento di ira, di stanchezza fisica, fratelli, non è detto davanti al Signore, uno non succede come un filicavio, come si suol dire, no, è uno sfasa, e dai oggi, e dai domani, zuppa oggi, zuppa domani, e insomma, una persona. Ecco, Mosè arrivò al punto dell'esasperazione, che magari, ecco, il Signore disse, parla, e lui poteva capire per cosa. E quindi l'ha percosso due volte, come la prima volta, e dice il Signore, no, alleluia. Perché infatti dice, posso io fare uscire acqua dalla roccia? Pum, pum, e lo percuote due volte. No, perché vedete, percuotere la roccia voleva dire percuotere Gesù, che doveva venire uomo e farsi uomo. Percuoterlo voleva dire crocifiggerlo. E Gesù non poteva essere crocifisso, perché vedete, tutto ciò che si faceva nel Vecchio Testamento era la figura del vero, di ciò che doveva realizzarsi nel Nuovo Testamento con la nascita di Gesù. Infatti Gesù, perché vedete, non, le parole che nascevano dalla bocca di Gesù non erano parole tanto che ruzzulava, no, perché lui ha detto, io non sono venuto per abolire, ma per adempiere, oppure per completare. Amen. Quindi ecco, lui non è stato soltanto l'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo, come diceva Giovanni Battista, ma lui è stato anche, alleluia, la roccia che è stata percossa. Figliola, dove potremmo imparare queste cose? Ma ci pensate, gloria all'Eterno, che cose meravigliose che il Signore sempre ci spiega. A livello puerile, va, che pure i piccirelli capiscono,
Alleluia. Dice, perché gloria all'Altissimo? E guardate, alleluia. Tant'è vero, dice, che la roccia, dice, che li seguiva era Cristo, perché, come dice anche il profeta Isaia, egli è la roccia, è la pietra angolare che gli edificatori hanno rigettato. Egli è la roccia, alleluia. E guardate, e chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è un uomo saggio che costruisce la propria casa sulla roccia, cioè su Cristo. Amen. Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Alleluia. Perché Pietro stesso, nella sua, in una delle sue due epistole, dice che Gesù, appunto, egli dice, è la roccia, alleluia, appunto, che gli edificatori hanno rigettato pure. E lui, quindi, Pietro non dice, io sono la roccia, lui è una pietra, come tutti quanti noi siamo delle pietre viventi che formiamo il tempio di Dio. Amen, gloria a Dio. Ma Gesù è la pietra angolare, da dove si parte tutto l'edificio. Amen, gloria a Dio. Quindi Mosè, vedete, ha percosso, è come se lui avesse crocifisso due volte. Ecco perché Mosè è stato da condannare, e per quel motivo il Dio non lo fece entrare nella terra promessa, gliela fece vedere da lontano. Amen. Che poi è stato Giosuè che li ha introdotti. Amen. È così? E allora dice, perché? Perché, vedete, Mosè quindi doveva rendivi sia glorita la mai anda la massia, alleluia, alleluia. Perché Mosè, essendo la legge, la figura del vero, doveva realizzare ogni cosa alla perfezione nei minimi particolari. Alleluia. Quindi l'errore, vedete, ecco la gravità, che Mosè in quella maniera è come se avesse fatto crocifiggere due volte Gesù, come se il primo sacrificio non fosse stato valido. Vedete perché noi dobbiamo sempre ubbidire alle cose che il Signore ci dice? Perché sembrano, ma sì, che ci fa? Che ci fa questo? Che ci fa quest'altro? Che ci fa? No, perché la legge di Dio, come dice il salmista, è perfetta e ristora l'anima. Alleluia. Amen. Sono riuscito a farmi capire? Mi avete capito? Amen, gloria a Dio. Andiamo a cantare un altro canto.
Vogliamo leggere allora nell'Apocalisse capitolo 1 e dal versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti ed il principe dei re della terra. A lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Ed io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, ed i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli acuta, ed il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli mise la sua mano a destra su di me, dicendomi: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo, ed il vivente». Alleluia. «Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli». Amen. «Ed ho le chiavi della morte e dell'Hades. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese». Alleluia. Amen. Amen. Qui la lettura. Allora, vedete come quindi i veri anziani, i veri pastori, ecco, siamo nelle mani del Signore come angeli del cielo. Infatti lui ci chiama angeli, l'angelo della Chiesa, vedete così, perché effettivamente questo è un titolo che il Signore dà ai suoi servi. Amen. Come per esempio i maestri, i professori, le professoresse sono dei titoli, no? O no? Vero? È vero? No? Sì, è così. Ecco, nel campo del Signore, i servitori di Dio, il titolo è angeli.
per la prima volta me l'ha detto stasera, voi contate un momento, che posso fare all'allevamento? Gloria a Dio. Ecco, perché gli angeli che cosa sono? Sono servitori di Dio in cielo. Gli angeli che sono in cielo servono Dio nel cielo. Gli angeli che ci siamo sulla terra serviamo Dio sulla terra. Amen, alleluia. Quindi ecco, vedete, gloria all'Altissimo, perché? Perché se la cosa fosse stata diversa, allora il Signore avrebbe precisato, scrivi per esempio ai pastori o ai dottori, insomma ecco, invece no, scrivi ecco, ai sette angeli, alle sette chiese, e qui dice proprio che le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. E tant'è vero, guardate, che quando lui incomincia a far scrivere, perché in questa circostanza è Gesù personalmente che parla con Giovanni, che gli detta queste lettere che lui scrive, che poi ogni lettera di queste deve farla recapitare a secondo a chi è stata indirizzata. Per esempio la prima lettera, vedete, dice scrivi all'angelo della chiesa di Efeso, vedete, all'angelo della chiesa, non dice al pastore, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi. Come pure, guardate, la seconda lettera, e all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, alleluia. La terza lettera, e all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, vedete, angelo, che chiama angeli delle chiese, alleluia, amen, gloria all'Altissimo. E allora, quindi le dice, le sette stelle che tu hai visto sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Per esempio, come questa chiesa è un candelabro. Amen. Ah, oh no, non vi piace. Quindi, vedete, ecco perché quando siamo in chiesa dobbiamo stare con riverenza, perché, vedete, la chiesa è il candelabro, noi tutti siamo la fiamma che facciamo ardere, illuminare questo candelabro. Quindi se la chiesa è spirituale, questo candelabro emana molta luce. Se non è spirituale, il candelabro è spento, non emana luce. Alleluia. Amen. Ed ecco perché, vedete, il Signore ha fatto scrivere agli angeli della chiesa, perché poi neanche a farla apposta, mi pare che sono soltanto in tasette, mi pare che sono solo due, in questo momento non mi ricordo, dovrei velocemente, ma non ha importanza, per dire che sono più quelle chiese che si trovano in difetto che quelle che si trovano, però, vedete, ecco, il Signore interviene, ecco, dice, lui riprende quelli che ama, e flagella ogni figlio che gradisce, perché nessuno è perfetto. Amen, gloria a Dio. Quindi, vedete, è prova e dimostrazione, né? Che effettivamente lui, facendo scrivere queste lettere, sono, ripeto, lettere di riprensione alle chiese, ripeto, non ricordo, una volta così le ho contate, eppure vediamo quante sono, mi pare che sono due sole che sono che il Signore non li rimprovera, che dice che va bene agli altri. Beh, allora questo perché, alleluia, questo perché, fratelli, alleluia, questa sera, ecco, quello che il Signore mi ha dato così all'inizio da capire questo, e infatti me lo ha fatto precisare, intanto mi ha detto che cosa significhi, e voi lo sapevate, io lo sapevo pure, perché gli angeli sono i pastori delle sette chiese, no? Di ogni in chiesa, però dice, sa come, uno
può avere un qualche piccolo dubbio, allora il Signore lo riconferma in modo tale che tutto ciò che noi abbiamo appreso e apprendiamo possa avere in noi quella certezza e non quel tentennamento, dice ma aspetta, è vero, non è vero, o così o come... No, noi dobbiamo essere sempre sicuri in quello che abbiamo appreso, in quello che apprendiamo. Amen, gloria al Signore Gesù. E allora, e guardate quello che appunto mi ha dato da capire il Signore. Dice, perché, ecco, non ha scelto Lui altre chiese che erano perfette, no? Allora aspettate, facciamolo insieme, avanti, altrimenti non mi sento soddisfatto. Allora, la prima lettera dice, dunque scrive, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova, tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti, ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ecco, vedete che a questo... Ci dice sì, tu hai fatto questo, però io ho questo contro di te. E quindi guardate, la prima lettera non si congratula affatto, non lo trova perfetto, diciamo, quell'angelo di quella chiesa. E la seconda lettera dice, io conosco le tue opere, la tua tribolazione, non temere. Aspetta, io diciamo... dunque, io conosco le tue opere, la tua, non lo leggo tutto perché altrimenti se ne va tutta la serata leggendo le cose, no? Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco, e la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire, ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per metterla alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, che vince, eh? Allora, questa, la seconda lettera è positiva, abbiamo visto. La prima no, perché trovava difetti nel primo, no? Allora, la terza lettera scrive all'angelo della chiesa di Pergamo. Io conosco le tue opere, dove tu abiti, laddove Satana ha il suo trono, tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede, e neppure ma ho alcune cose contro di te, tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam. Vedete, anche quindi la terza lettera, cioè, dice, ma tu hai sto difetto. Amen? Quindi guardate come la prima lettera è negativa, la seconda positiva, la terza negativa pure, cioè non trova la pienezza dell'osservanza, il compiacimento totale nel allora così ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia. Ecco, vedete, quindi invita l'angelo della chiesa di Pergamo a ravvedersi, cioè a mettersi in regola con Dio come si deve. Amen. La quarta lettera, la chiesa di Tiatira, scrivi queste cose, dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo costanza, le tue ultime sono più numerose, ma ho alcune cose contro di te. Anche qua, guardate, anche nella quarta lettera dice all'angelo della chiesa di Tiatira che ha qualcosa contro di lui, dice ma ho alcune cose contro di te, tu permetti a quella donna Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare, di sedurre i miei servi, inducendole a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Attenzione, fornicare spiritualmente parlando, qua non è che induceva a fornicare. Amen. Quindi perché, ecco, vedete perché l'anziano a stare con gli occhi aperti, e quando ci sono i profetessi o profeti insieme alla chiesa a stare attento, perché vedete, possono essere profeti, tanto maschi o femmine, che effettivamente non rispecchiano
appieno la volontà. Quindi guardate che grande responsabilità che ha il Signore. E il Signore proprio dice: io ho questo contro te, che tu hai in mezzo a quella, quella profetessa che dice di essere profetessa, ma non lo è, perché fatta cose così, 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 così. Amen. Quindi vedete come deve vegliare l'angelo della Chiesa, che il Signore non è che dice, perché scusa Signore, potrebbe dire, Signore, perché non glielo dici tu stesso? No? Uno potrebbe dire, perché non glielo dici tu stesso, Signore, dal momento che tu hai visto, tu vedi, odi, glielo puoi dire, no, e come, vedete, come è compito dell'anziano intervenire, sì o no? Vedete? Quindi è compito dell'anziano, non è compito, ah, io sono battezzato con lo Spirito Santo, io qua, io là, se il Signore mi vuole, mi deve dire qualche cosa, lo dice a me, se mi deve rimproverare, mi rimproverai personalmente, allora l'anziano è una scupa, niente, alleluia. Allora quindi l'anziano è solo quando, fratello, prega per me, e basta. No, ecco, e allora, e quindi vediamo che anche in questa lettera, vedete, quindi sono tre negative e una sola positiva. All'angelo della chiesa di Sarde, che sarebbe la quinta lettera, allora, scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Addirittura, guardate, gloria a Dio, come a questo qui pure, sono cinque, già sono quattro negativi e uno ancora solo positivo. Ve ne accorgete? Ve ne state accorgendo? Alleluia, gloria a Dio. Dice, sii vigilante e rafferma il resto delle cose che hai, che stanno per perire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio, dice Gesù. Vedete che è Gesù stesso che parla. Quindi, quindi la quinta lettera non va bene. All'angelo, vediamo la sesta lettera. La sesta lettera alla chiesa di Filadelfia. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che ne chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Alleluia. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana che si dicono giudei e non lo sono. Alleluia. Ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Guardate che importanza, quindi, che cosa sono gli angeli delle chiese per il Signore. Addirittura dice uno certe volte, insomma, ah, ma quello parla male, è quello calunnia, è quello che... Non ti preoccupare, dice. Perché io, dice, faccio scisciare, faccio le rovine dei piedi in ginocchio. Allora, dice all'angelo della chiesa, quindi di Filadelfia. E conosceranno, dice, che io ti ho amato, poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Vedete, quando vengono tutte queste cose nel mondo e il Signore le fa venire, le permette per mettere alla prova le persone del mondo. Ecco, io vengo presto, tieni fermamente ciò che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Quindi a questo lo trova veramente gradito il Signore. Certo, nessuno è perfetto, però lo trova gradito. Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più fuori, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme. Alleluia. Che scende dal cielo, da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti. E quindi questo, e ora ce ne sono quindi due. La seconda e quindi la sesta. All'angelo della chiesa di Laodicea dice, scrivi queste cose. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Guardate, il principio della creazione di Dio, che è Gesù. Amen. L'Amen, cioè quello che il Padre dice, il Figlio dice Amen, cioè dice sì, così sia, alleluia. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo,
o fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo, guardate, eppure qua lo dice, io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Alleluia. Amen. Quindi vedete come effettivamente il Signore, ma dice sì, uno potrebbe anche, quindi abbiamo visto, giusto, quindi mi ricordavo più o meno, quindi sono solo due quelli che il Signore gradisce. Tutte l'auge nelle altre cinque chiese trova dei difetti, delle inadempienze da parte di questi anziani che devono provvedere al più presto di mettersi in regola con Dio. Vedete come il Signore dà la possibilità di mettersi in regola. Se uno dice, però se tu non ti ravvedi, dici io vengo e te tolgo tutto quello che hai. Amen, gloria al Signore. Vedete come il Signore, prima di intervenire in un credente o pastore che sia, lui prima parla, avverte. Quando uno fa finta di non capire e di non sentire, dice, ah sì, tu fai finta di non sentire, allora io ci penso, provvederò io a prendere le giuste decisioni. Quindi, ma noi vediamo appunto che all'inizio dice che ha fatto scrivere l'Apocalisse per farle queste copie, quindi dell'Apocalisse, per farle pervenire unite alle lettere, per farle pervenire ad ogni chiesa. Amen. Quindi già questo ci fa capire che in base alle lettere che lui gli fa scrivere a Giovanni, non sono, come dire, delle lettere di condanna per dire che non c'è niente da fare per loro, ma l'invita al ravvedimento. Amen? E inoltre noi vediamo che se effettivamente loro, perché il Signore conosce di noi e di tutto, il presente, il passato ed il futuro. Amen? Quindi, se il Signore avesse visto in una di queste chiese quella caparbietà, quella cocciutaggine continuare e persistere nell'errore, il Signore non le avrebbe, a queste chiese, affidato il libro dell'Apocalisse, giusto? Invece dice all'inizio, scrivi le cose che hai visto e mandale alle chiese. Amen, gloria a Dio. Vedete, dice quindi allora, mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva, io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirna, a Pergamo, a Tiatira, a Sardia, Filadelfia e Laodicea. Allora, quindi vedete come il Signore proprio però dice attenzione, tu mandi quello che vedi, lo scrivi tutto, però manda anche le lettere, soprattutto le lettere. Allora, dice e allora sapete la cosa che mi ha sorpreso, insomma, quando il Signore mi ha dato di leggere qua, perché effettivamente ecco l'agire di Dio.
È una cosa sconvolgente. Quindi abbiamo visto che su 7 chiese, 5 il Signore li ha rimproverati e 2 ci disse no, che va bene, quindi possono continuare. Allora, non vi dice niente questo? Non vi dice niente? No, dice no. A me non avrebbe detto niente pure, però, ecco, quando il Signore illumina. Ora, perché il Signore ha detto una volta, non giudicate, affinché non siate giudicati. Perché dice, con il giudizio che voi giudicate, sarete giudicati, e a voi sarà data anche l'aggiunta. Amen. Alleluia. Anche in questo, perché giustamente è scritto, e ogni parola che Gesù ha pronunziato ha il suo profondo significato. Ecco, non giudicate, perché con il giudizio che giudicate sarete giudicati e vi sarà data anche l'aggiunta. Che vuol dire? I giovani, diciamo, la nuova generazione, magari queste cose non lo sa. Quasi quasi non l'avrei saputo neanche io se non fossi vissuto in un tempo, diciamo, in un periodo particolare del dopoguerra, che ero un ragazzino. Allora, dovete sapere che si stava così bene in Italia dopo la guerra, dopo l'ultima guerra, che il pane, per andare a comprare il pane, ci voleva la tessera. Ogni famiglia aveva una tessera. In questa tessera c'erano scritti, c'era scritto il numero dei familiari, e in base al numero dei familiari gli veniva fornito tot pane, ad esempio un chilo, mezzo chilo, 2 chili, perché se era una famiglia numerosa ce ne potevano dare 1 chilo. Quindi ecco, quindi il cosiddetto pane cadessera. Quindi che cosa si andava? Io ricordo che ero ragazzino e qualche volta mia madre ha mandato me, no? Con sta tessera, no? E in questa tessera c'era quanto pane mi doveva dare. Perché quando pesavano il pane intero e non arrivava al peso, loro prendevano un pane cominciato, ne tagliavano una ferruzza e ce l'aggiungevano. Ecco, quindi quando si andava, loro davano, prendevano sto pane, lo pesavano, per esempio che era 1 filone, 2 filoni, e ne mancavano per esempio 50 grammi, 20 grammi, 30 grammi, no? Loro, per essere precisi, pigliavano un cucuteggio, che avevano un pane cominciato, che lo tenevano apposta, e quindi tagliavano una fettina, quella che gli mancava, e per dare il peso giusto. Quella si chiamava l'aggiunta. Chi sta era aggiunta? Oh, allora, ora, questa è l'aggiunta. Quando Gesù dice non giudicate affinché non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati e a voi sarà data anche l'aggiunta, ho capito ora che cosa vuol dire anche l'aggiunta? L'avete capito? Tutto sto giro di uffici? Per farvi capire il significato di cosa Gesù voleva dire, a voi sarà data anche l'aggiunta, cioè che sarà usato peso preciso. Perché magari dice, vada, uno che non ha mai giudicato, e allora dice, vada, niente, questo non ha mai giudicato, niente, non ce ne mettere aggiunta della condanna, l'aggiunta della condanna. Ma se tu hai giudicato
io ti giudico per quello che sei e ti dugno pure la giunta. Cioè non ti tolgo nulla, perché non sei stato misericordioso e io non userò misericordia verso di te. Ecco cosa vuol dire, e vi sarà dato anche la giunta. Allora, amen. Quindi per dire che davanti al giudizio di Dio non si sfugge. Uno dice, guarda, il Signore, perché lui è più per il perdono, per la remissione e non per la condanna, il giudizio. Ma se noi facciamo i furbi, dice, no, io ti giudico per quello che sei, ti dugno pure la giunta. Amen. Ci siamo fin qui. Alleluia. E allora, diciamo, come il Signore mi ha fatto leggere e capire, dice, perché, gloria a Dio, non giudicare? Perché noi abbiamo visto come queste cinque chiese avevano i loro difetti? Sì o no? C'erano, non per niente il Signore mi ha permesso di leggerle, per vedere insieme a voi quante di queste chiese si trovavano in difetto e quante invece non si trovavano in difetto, quindi solo due. Allora, gloria a Dio. Ora, attenzione, attenzione. Praticamente, poiché, dice, ma questo qui, con il messaggio, l'ammaestramento che è venuto domenica, ora questa sera, sto fatto che c'entra? Cosa vuol dire? Ecco, il Signore, piano piano, vedete, non subito, ma piano piano mi sta dando da capire. E allora, poiché il Signore ha parlato delle sette chiese che dovranno uscire fuori, vi ricordate che domenica il Signore ha parlato delle sette chiese che devono uscire fuori? Amen. Quindi in queste sette chiese non saranno sette chiese perfette, perfettissime. E allora i linguacciuti, è il Signore che sceglie quella chiesa, sì, in tale chiesa, tale cosa, così, così, così. Amen? Riesco a farmi capire, a trasmettere quello che il Signore mi ha dato da capire? Allora, a tutti quei pastori e credenti, diciamo, che dico pastori, perché noi vediamo che il Signore chiama in causa i pastori, gli angeli delle chiese, anche se sono i singoli credenti in difetto. Amen? Quindi, ecco, vedete, se c'è del disordine nella nostra chiesa, se io non lo so, è un conto. Non posso avere colpa davanti al Signore, non posso rispondere di nessuna cosa. Però se io vengo a conoscenza di determinate cose e non intervengo, il Signore non riprenderà voi, riprenderà me. Perché dice, tu l'hai saputo e sei stato muto e fermo. Alleluia. Amen. Vedete che lui tratta sempre con i pastori, con gli angeli delle chiese, perché dice, tu hai lì quella profetessa che dice di essere profetessa e non lo è. E la tieni lì. Signore, non c'è un colpo in testa che sei lì. No, perché la Chiesa, la vera Chiesa, il Signore l'affida ai suoi angeli. E devono essere gli angeli, cioè i pastori, a prendersi cura delle chiese. Amen. Dice, come e perché? Oh, vi porto questo esempio perché il Signore, vedete, subito, subito, bam, mi dà l'esempio. Voi avete, siete sposati, molti di voi, e avete dei figli, no? L'educazione ai vostri figli, che ce la va a insegnare? Il Signore a chi ha affidato i figli che voi avete? O sinnuco? All'assessore? Oppure il genitore?
Amen? Quindi il Dio chiederà conto dei figli ai genitori. Alleluia. Amen. E poi, magari, certo, poi si fanno più grandi, però attenzione, ecco perché il Signore raccomanda, onora tuo padre e tua madre, perché anche da grandi i figli hanno sempre bisogno di un consiglio da parte dei genitori, quando sono saggi. Com'è qua che voi spesso vi consigliate con me, mi telefonate, fratello, sai, c'è sto problema, così così, che fungo in quel momento da padre, è vero, perché avete fiducia in me, è giusto? Quindi, nonostante siete adulti, magari ce ne siete più, che siete più grandi di me, come età, però chiedete il consiglio, ed è cosa giusta, perché è il Signore che mi ha dato questo compito, è il Signore che vi ha dato, ecco, questo pastore, questa persona che deve consigliarvi. Amen? Però attenzione, vedete, il pastore non è che solo può consigliare, sempre può dirci cose buone, cose belle, belle, cose belle, cose belle, facciamo come i profeti del passato, no? Quando a che re non ci inquadrava un profeta che ci dice, tu mi profetizzi sempre cose stotte, sempre cose che il Signore lava sempre con me. E lui, sì, per esempio c'era Agab, no? E gli piacevano sempre i falsi profeti, no? Che no, tu puoi in battaglia puoi andare, puoi fare questo, il Signore è con te, diceva il vero profeta di Dio, vede che tu stai sbagliando, vede che tu non devi fare questo, devi fare quello. Vedete, quindi è stato sempre così. Quindi attenzione, il pastore, il vero pastore di una vera chiesa, si deve ascoltare e ubbidire. Amen? Perché guardate che io ho tutto st'amore, no, per dire l'amore sì, ma per dire come se con i problemi che ho pure io, perché non pensate che io non abbia i miei problemi, no? Pensate che io devo pure provvedere e risolvere anche i vostri problemi, non è un divertimento, no? Non può fare, no? Quindi, se vi dico questo, non è dice, vada, io non ho niente da fare, da mattina a sera sbadiglio e mi caccio i muschi. Quindi, mi passo tempo nel sentire voi. Però, siccome, vedete, il Signore mi ha scelto e quindi mi ha dato di essere responsabile e per me, e per la mia famiglia, e per la Chiesa, io devo fare il mio dovere. Amen? Gloria al Signore. Quindi, come allora il Dio che dà i figli ai genitori, e i genitori devono curarsi dei propri figli, amen? Così il pastore si deve curare della propria Chiesa. Amen? Gloria al Signore Gesù. Perché, effettivamente, vedete, costoro dovranno rispondere, ecco, davanti a Dio, dice tu, in qualità di pastore, perché anche se il mio pastore, se il mio pastore, ecco, sbaglia o ha sbagliato, sono cose che riguardano me. Io ho fatto scrivere a Giovanni quello che loro, che il pastore di ogni chiesa deve fare. Amen, gloria a Dio, vedete, gloria all'Altissimo. Alleluia, gloria a Dio. Ecco, vedete, perché il Signore in questi ultimi tempi sceglierà queste chiese, perché insegnino la sana dottrina. E sana dottrina non è solo Dio è amore, Dio ti ama, Dio ti provvede. C'è da mettere in pratica tanti comandamenti, tanti insegnamenti da parte del Signore. Alleluia. Perché se vengono, alleluia fratelli, perché se vengono trasgrediti gli insegnamenti che il Signore ci dà, perché se sono comandamenti, perché vedete che gli insegnamenti di Gesù diventano, quando escono dalla sua bocca, i suoi insegnamenti diventano comandamenti. Alleluia. Amen.
se non si mettono in pratica, alleluia, il regno dei cieli non se ne vedrà. Altro che a tutti piace entrare nel millennio, alleluia. Ecco, vedete, e quindi questa sera, quindi fratelli, guardatevi bene, alleluia, dal giudicare, alleluia. Qui il Signore parla di chiese, perché scrive all'angelo della chiesa, perché lui, vedete come il Signore vede quando c'è qualcosa in una chiesa che non va, vedete come il Signore provvede subito, alleluia, a far regolarizzare ogni cosa, alleluia, benedetto sia l'Altissimo. Ora, ripeto, potrebbe sembrare fuori tema, invece no, è la continuazione, dice perché? Perché in questo istante, sapete il Signore cosa? In poche parole, lo sta dicendo chiaro, e io lo dico chiaro a voi, perché se lo dice a me non me l'ha detto in privato, perché se me l'avesse detto in privato, allora l'avrei tenuto per me, ma tutto ciò che il Signore mi dice sul pulpito, ciò significa che lo devo portare anche a voi, a conoscenza, a vostra conoscenza, amen? E allora il Signore, praticamente questa sera sta dicendo che tra le sette chiese che il Signore sceglierà, saranno sette, saranno più, insomma, ecco, le chiese che Lui sceglierà, ci potranno, anzi ci saranno, forse sarà raro trovare una chiesa perfetta, perché fratelli, su sette chiese ce n'erano solo due, cinque no e due sì, che erano, amen, gloria a Dio, qui nell'Apocalisse. Quindi, allora dice, ma il Signore perché allora le sceglierà? Perché le sceglierà? Intanto, allora, perché vedete, così facendo Lui accenderà dei carboni, quindi accesi, proprio metterà dei carboni accesi su tutte quelle persone, anziani soprattutto, che hanno amato di giudicare ora questo, ora quell'altro, che non si sono attenuti al giusto insegnamento, circoscritto nella propria comunità, nella propria singola chiesa. Alleluia. Chi, fratelli, incomincia a sbladerare, a calunniare, ad abbaiare, entrando nei problemi di altre chiese, già agisce male, alleluia, perché ognuno deve guardare il proprio gregge ed insegnare al proprio gregge a non giudicare, perché neanche l'anziano deve giudicare, o meglio può giudicare e deve giudicare con molta facilità, a meno che non lo riceve da parte di Dio. Ma che sia ben chiaro che il Signore, avendo costituito gli angeli delle chiese, saranno gli angeli delle chiese, di ogni singola chiesa, che se c'è da giudicare, giudicherà l'angelo della chiesa, non ora il singolo, la singola sorella, il singolo fratello. Amen? Perché il comandamento dice non giudicate affinché non siate giudicati, perché a voi sarà data pure la giunta. Amen. Gloria a Dio. Allora, vedete? Quindi, e il Signore, vedete, non a caso mi ha fatto leggere questo e mi ha fatto porre enfasi, mi sta facendo porre enfasi sulle lacune che ha trovato nelle singole chiese. Eppure Lui le ha scelte. Perché? Alleluia. Perché, vedete, grazie all'angelo, questa volta possiamo dire, alleluia, che sarebbe Giovanni, amen? Però vedete, sempre parte dal Signore, non è partito da Giovanni, non è che a Giovanni non ha appena avuto queste lettere, dice, ah, ora ci penso io, ora vado in quella chiesa, ora che Gesù mi ha detto questo, ah, ora i lauda di ste pete. No, Lui si è attenuto a scrivere soltanto quello
che Gesù gli ha dettato. Giovanni fece un dettato, non ci disse ora fai un tema, fai quello che vuoi, sviluppalo tu. No, scrivi, e gli ha detto quello che doveva scrivere. E dice questo stasera, che sarà invece tramite questa chiesa, quest'opera e quest'anziano, fratello De Luca, poiché ha scelto questo luogo, e quindi noi, e anche siccome, come piccola chiesa, noi fungiamo come Giovanni che scriveva, o meglio, il Signore scriveva per mezzo di Giovanni alle chiese. Quindi il Signore farà questo. Vedete che è la continuazione di domenica? Ecco, farà questo. Allora, quindi quello che il Signore sta dicendo questa sera, che sta aggiungendo, è questo. Non vi aspettate che le chiese che si uniranno a quest'opera siano tutte chiese perfette. Saranno chiese che si troveranno in loro delle cose che non vanno, però grazie al mio unto che li avvertirà, li metterà in guardia, dice, fratello, fai attenzione, vedi che tu nella tua chiesa così, 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 stai attento. Questo perché ci sia un solo gregge e un solo pastore alla fine. Amen. Quindi già ci si deve abituare ad avere un solo pastore, ma è provvisorio. Come la legge era provvisoria, così è il mio compito provvisorio, come provvisorio è stato il compito di Giovanni Battista. Amen. Come provvisorio è stato anche il compito di Giovanni Apostolo, che ha fatto scrivere l'Apocalisse. Non è che lui a vita ha fatto sempre un maestro di maestri di cose, no. Quindi, e poiché appunto, vedete, il Signore appunto sta trattando, perché non è che sta trattando solo per motivi culturali, così come conoscenza, ma perché si sta realizzando tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia, nell'Apocalisse, si deve realizzare. Quindi lo studio è intrinseco, quindi non si può sottrarre l'insegnamento, alleluia, amen, perché le cose saranno perentorie quasi, detto fatto, va, ci sarà poco tempo, alleluia. Quindi queste cose, allora vedete, gli anziani, gli angeli di queste chiese dovranno essere quindi preparate, ammaestrate, alleluia, perché magari, guardate, ignorantemente, il primo io, magari ignorantemente uno pensa, oh, allora saranno sette chiese, se sono sette, no? Perché può darsi che questo sette può darsi che sia simbolico, eh? Ancora il Signore non ce l'ha rivelato, quindi io non mi posso sbilanciare per dire, quindi potrebbero essere o sette veramente, oppure è un numero simbolico, potrebbero essere più, però diciamo, uno potrebbe ignorantemente pensare, ma e allora saranno tutte ste chiese, ste pastore saranno perfette, ste chiese perfette, no? Magari il primo io, no? Quando magari arriva qualcuno che il Signore manda per dire, fratello, sai, ho ricevuto questo da parte del Signore perché io devo attingere da questa fonte, e magari io so, oppure mi dicono qualcosa, dici, fratello, però vedi che tanto da chiesa c'è sto fatto così, 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 allora io dirò sì, anche nella chiesa di Efeso c'era questo, anche nella chiesa di amen, gloria a Dio, di Laodicea c'era questo. Amen. Sono riuscito, no, ecco, riesco io con parole mie a farvi capire il perché il Signore mi ha fatto leggere queste cose. Quindi non vi aspettate, perché altrimenti sarebbe merito degli uomini, invece i meriti dovranno, sono stati e rimarranno sempre di Dio e di Gesù, benedetti in eterno.
Benedetto tu sei, Signore, uniscici tu, Signore. Alleluia, nello spirito, nell'amore vero, Signore. Alleluia. Donaci le tue virtù, Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome. Sì, Signore, vogliamo somigliarti in ogni cosa. Alleluia, quindi te ne preghiamo. Togli, Signore, ogni difetto dalla nostra vita. Qualunque esso sia, sì, Signore. Tu lo puoi. Signore, tu sei il nostro creatore. Quindi, Signore, tu sai, Signore, quali sono le cose, le imperfezioni, le impurità, Signore, che si sono attaccate al nostro essere. Quindi, oh Signore, lavaci, purificaci col tuo sangue e con il tuo spirito e rendici bianchi come neve, candidi, rita massita la mano, alleluia, come te, Gesù, alleluia, te ne preghiamo, alleluia, amen, amen, rita massita.